Grazie, buongiorno, bentrovati. So che molti di voi sono insegnanti, quindi quello che vi dico rimbalzerà proficuamente, si spera, Nelle aule. nelle aule e quindi vediamo di capirci e di usare bene la prima parte che è mia Devo tenerla e la vicino. seconda parte che sarà la discussione. Quindi vi prego fin d'ora di pormi domande relativamente a quelli che scoprirete come i vuoti nel mio discorso, ma ce ne saranno di sicuro, perché insomma in un'ora o giù di lì ci saranno i pieni, ci saranno anche dei vuoti. Anche perché siccome, come diceva la collega, vado molto in giro e mi sembra di non potermi sottrarre, va bene così, però voglio anche evitare l'effetto disco ai miei stessi orecchi e quindi cerco di cambiare ogni volta, finora ci riesco. Il che significa che volendo appunto angolare variamente a seconda delle circostanze, del tipo di pubblico che immagino di poter trovare, eccetera, può accadere che qualche volta angoli troppo e finisca per mancare qualche cosa. D'altra parte, quando comincia e quando finisce le cose di cui vi devo parlare? Lo stabiliamo noi. Come utilizzare la nostra ora, quindi di sicuro e prima e dopo c'è quasi il vuoto e durante forse. Sono detto l'Italia unita, una nazione da costruire. Voi capite che venendo a Bergamo ho subito detto va benissimo, che basterà togliere Italia e mettere Padania. Sì, perché certi meccanismi per costruire dei risultati storici possono essere simili se non identici. Io credo che per affrontare francamente le cose in certe situazioni, penso siano le vostre, nelle aule bergamasche, se il rapporto con i propri studenti lo consente, sia meglio essere franchi e non nascondere che certe cose che si diranno, parlando del sorgimento, sulla costruzione, sulla ideazione della nazione, sul lancio, sulla costruzione della nazione, beh, come metodo possono andare bene anche per altre nazioni. Non tutte, non sempre, ma altre volte sì. Cioè non è che non c'è niente di assolutamente specifico e irripetibile in certi meccanismi mentali. E in certe costruzioni di una macchina di carattere collettivo come una nazione e poi uno stato nazionale. Certo, in ogni paese ci saranno degli aspetti specifici e figurarsi se non ci sono in Italia. Ma proprio perché la Padania, se esiste, è un pezzo dell'Italia, non è che non possano, se vogliono, utilizzare l'opera lirica. Evidentemente. E tutta una serie di altri aspetti, ma certo, al posto di Dante ci metteranno i Rozzante. Beh, averceli in certi altri paesi inventati di testa, dove devono accontentarsi di certi menestrelli, rispetto a cui Rozzante è quello che è, cioè un genio del teatro. Per cui il repertorio di possibilità offerto dal nostro paese, e sarebbe l'Italia, è talmente ricco che ce n'è per tutti. E dunque anche per la Padania, anche perché la Padania è un bel pezzone, in qualunque luogo dobbiamo porre il confine, non credo che nessuno lo sappia. Forse verso nord, ma anche perché se la Padania sconfinasse nella Baviera, ecco che non si saprebbe più bene verso nord, verso sud è chiarissimo ormai che non ci sono limiti. L'Italia centrale in parte è già stata mangiata o si può cominciare a provarne appetito, qualche leghista del sud ha cominciato a profilarsi, ci sono già delle belle congiunzioni e convergenze, per dir male di Garibaldi o che so io, tra nordisti e sudisti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per parlare realisticamente, in termini di metodo, cioè di astrazioni metodologiche. Se andiamo ai contenuti, il discorso cambia, evidentemente. Allora, lo schema è questo. L'Italia, e qui parleremo dell'Italia. Cos'è l'Italia?
se ci poniamo tra fine 700 e inizio 800, perché è lì che comincia il nostro discorso. Cosa dobbiamo intendere? E questa è la prima parte. Poi ragioneremo su unità. Sto proprio scomponendo il titolo e analizzandolo per vedere come è fatto dentro. Unità. Perché unità? E come? Terzo punto. Unita da chi? E parleremo di unità da chi. E poi, non meno significativo, essenza di chi? Unita senza chi? Questo non è ugualmente praticato del con chi e da parte di chi. E proprio per questo potrebbe essere più significativo. Cioè, non si trova altrettanto nel manuale, possiamo ragionarne più proficuamente. Perché? Perché si sa, non c'è mica solo la memoria, c'è anche l'oblio che funziona rispetto alle vicende storiche. Allora, certe cose si ricordano più facilmente, altre si ricordano meno facilmente. La macchina sociale funziona così. Non è che dobbiamo sempre e solo pensare male dell'oblio. Senza oblio impazziamo come individui, impazziamo come collettività. Quindi va bene salvare la memoria e scrivere i luoghi della memoria, ma io adesso basta, i luoghi della memoria, c'è anche stata la recente seconda edizione, tra le opere nuove che mi frullano per la mente ci sono i luoghi dell'oblio. E parleremo anche di questo. E siamo così a tre punti. Dopodiché arriveremo alle conclusioni. E arriveremo anche all'oggi su un teggiabile. In questa polarizzazione fra scarica l'asino e il mondo. Questa è la nostra situazione. Direi che in modo particolare in ciò che resta dei giornali della sinistra la situazione è esattamente questa. Pur di saltare lo Stato e lo Stato nazionale, si sta tra la scarica l'asino, ovviamente ribattezzato comunità, collegata via internet. Si capisce che scarica l'asino oggi è collegato via internet. Alludo naturalmente alle posizioni di Marco Revelli per dirle nella forma più seria, importante e dignitosa. E dall'altro il mondo, il mondialismo, il pianeta, non lo prenderò mai No, in glielo mano. metto qua che almeno aumentiamo un po' Purché non ci l'amplificazione. siano muggiti. Non si sente niente. Beh, meno male che l'avete detto dopo solo 10 minuti. Grazie. È un'ottima notizia. Teniamolo il più vicino possibile, vediamo. Ma è lui che non funziona, è la mia voce. No, è che bisogna tenerlo vicino, parlarci dentro. Vediamo. Allora, ritorniamo all'inizio, cioè ritorniamo all'Italia. Vedete che non è così semplice. Ritorniamo all'Italia. L'Italia come spazio pubblico. Questa è l'Italia con cui abbiamo a che fare se vogliamo ragionare di risorgimento, cioè di ideazione della nazione, che la nazione ci sia e si chiami Italia, e passo successivo, eventualmente, se c'è la nazione, vogliamo o non vogliamo strutturarla in forma di Stato nazionale? Non era detto. C'erano le nazioni, ma non tutti corrispondevano a degli stati nazionali al principio dell'Ottocento. Era una scelta politica, tra altre possibili. Non parliamo poi di unità, federativa, non federativa, di monarchia, di repubblica, che sono varianti e specificazioni ulteriori rispetto al come tenere insieme qualche cosa che si è deciso che ci sia e che sia l'Italia. Allora, questo è il primo tempo del nostro discorso, parlare dell'Italia tra fine 700 e inizio 800. Quali sono i punti di partenza per poter nominare, diciamo pure, la cosa per riandare a qualche anno fa? La cosa Italia. Ricordate D'Alema e Moretti, quel tipo di ragionamenti intorno a la cosa, in quel caso era un partito, nel nostro caso di cui stiamo parlando invece è un paese, per dirlo nel modo più neutro. Di solito oggi diciamo paese.
Da diversi anni abbiamo ripreso a dire nazione, magari solo per smantellarla, ma comunque nominandola. L'ex presidente Ciampi ha fatto molto perché noi non ci vergognassimo a dire patria. Non ci è riuscito del tutto. Adesso, pur essendo tanto più freddo nel tratto, in fondo continua a provarci il presidente Napolitano. Nel linguaggio comune patria non è ancora rientrato e non so se rientrerà. C'è una storia anche delle parole oltre che delle cose, e la storia della parola patria nel Novecento nazionalfascista è talmente appesantito dall'uso che ne è stato fatto che è per questo che diventa difficile. Poi entra in gioco anche altri elementi di carattere di misura, di equilibrio, di autoironia. Sembra essere troppo affettivo. Poi ci possono essere altre ragioni per non dire patria, qualcheduno acconsentirebbe a dire matria, ma non vuol dire patria. Insomma, tutte le ragioni sono buone. Ed ecco perché diciamo paese. Anche un grande storico come Ruggero Romano, verso la metà degli anni 90, ha raccolto i suoi scritti in un volumetto Donzelli intitolato così, Il Paese Italia, proprio nel primo fervore delle discussioni se l'Italia ci fosse in quanto nazione e in quanto Stato nazionale. Ha detto, teniamoci a mezza costa, disse Romano, parliamo di paese. Se parliamo di paese, allora il paese Italia ha 2000 anni, non 150 o 200. Quindi siamo più misurati, apparentemente chiediamo di meno, in realtà finiamo per ottenere molto di più se il paese esiste da 2000 anni. E secondo Ruggero Romano, quello che ha coinventato la storia d'Italia per regioni, oppure l'Enciclopedia Einaudi, no? Se ne stava a Parigi generalmente, se non in Messico e in Sud America, ed è un modo classico per guardare all'Italia. Anche gli esuli risorgimentali cominciarono così, starne fuori. È uno dei modi migliori per amarla. Anche se oggi molti ogni elezione ripetono, se le elezioni non vanno, come dicono io, me ne andrò, che sarebbe un'altra espressione di amore conculcato e offeso, vedo che in realtà non partono mai, nessuno poi lo fa, insomma, infatti qualche amico me lo dice ogni volta, io ribatto dicendo dove vai, non me lo sa dire, allora io propongo San Marino forse, San Marino ci starebbe perché non sarebbe un espatrio così radicale, ma non c'è posto per tutti quelli che vorrebbero andare. Allora, il paese Italia, io faccio mio, quindi prudentemente l'espressione apparentemente più neutra, ma così dilatata nel tempo di Ruggero Romano, parlo di paese Italia, anche se ormai nel mio linguaggio storiografico, quantomeno nazione, è entrato e lo uso di continuo, mentre continuo a fare fatica a dire patria. Mi piacerebbe. Però sono anche uno storico del fascismo, quindi mi devo troppo sdoppiare. Sono anche uno storico della Grande Guerra. E so quante patrie avevano e quante diverse patrie avevano in mente. Allora, se ti disunisce invece che unirci anche la parola con cui cerchi di comunicare dei sentimenti e dei concetti, beh, forse quella parola non va bene, o non va più bene, o non va ancora bene. Vedremo. Il senso delle parole cambia. La storia non ha un moto unilineare, questo ce l'hanno spiegato tutti, e quindi contiamoci che non abbia un moto lineare, che le cose possano anche andare meglio in futuro. No. Che se non è un lineare, non è che si arrivi al male, poi debbano andare sempre peggio. Non è un lineare, allora le cose potrebbero andare meglio in futuro. Quindi può anche darsi che il senso delle parole possa essere ripristinato. Questo o altre. Chi direbbe oggi rivoluzione? Eppure la mia generazione non aveva particolari preoccupazioni a usarlo. Chissà, al prossimo tornante. Detto adesso sembra risibile la rivoluzione. Ancora più difficile che dire patria. Forse faccio prima a ripristinare un significato alla parola patria. Vabbè.
le parole hanno una storia. La storia dell'Italia, nominiamola così anche, era già lunghissima alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento. Altre parole andavano inventate allora, ma non Italia, perché c'era un significato geografico territoriale che era sufficientemente chiaro per tutti, no? Con qualche valle o con qualche isola in più o in meno, che cosa fosse l'Italia, beh, lo sapevano tutti, senza bisogno di aver fatto le scuole alte. Beh, non è mica poco, perché non tutti i paesi hanno confini geografici così netti. Questo non ci ha impedito di fare le nostre guerre di confine, sapete, le più terribili e sanguinose nei decenni vicino a noi sono quelli al confine di nord-est. Le cose sono andate un po' più tranquillamente a nord-ovest, così come è l'irredentismo a nord-est e non l'irredentismo dall'altra parte che si è a un certo punto innescato sanguinosamente, ma il fascismo ha tentato di lanciare un irredentismo relativo all'isola di Malta o alla Corsica. A partire da determinati punti di partenza, poi un movimento storico si innesca oppure non si innesca. Constatiamo, insomma, che si è innescato l'irredentismo reciprocamente degli italiani verso sloveni e croati e di sloveni e croati verso gli italiani, donde tutto ciò che alla fine conduce fino alle foibe, visto il discorso che ci ha portato, e questa è una delle tante discussioni in cui capita di venire prese, insomma, le cose sono andate così, e di nuovo stiamo parlando di nazioni, questa volta al plurale, di nazioni da fondare o da preservare, quindi particolarmente attente nel preservare se stesse da qualunque tentativo. Ci sono delle carte geografiche in cui le nazioni aspiranti tali sono a tal punto contigue, mescolate, intrecciate l'un l'altro, pensate all'ex Jugoslavia, perché quelle guerre? Proprio per questo arcipelago di micronazioni una dentro l'altra. Rispetto a questo, grosso modo, all'Italia, dal punto di vista geografico, è andata meglio che ad altri. Ma stiamo parlando ancora di una potenzialità a cui andrà aggiunta la lingua con la cultura. Manzoni, non solo lui, ci aggiungeva pure la religione. In fondo, chi se ne infischia degli atei e degli agnostici, ancora oggi, quando si parla di radici cristiane, a chi mai gli viene in mente che poi ci sono i valdesi, gli ebrei e molti di più gli atei e ancora di più gli agnostici. E quindi anche Manzoni ed altri, quando dicevano c'è la nazione italiana, aggiungevano tra le altre cose che la religione va da sé, nella versione cattolica del cristianesimo, ne è parte integrante. Questo valeva per Manzoni, ma è tipico di chi sia interno a una religione maggioritaria parlare come se questo che è vero per lui fosse vero anche per gli altri. Basta passare da Manzoni a Nievo e le cose avrebbero potuto essere pensate diversamente, anche se proprio Nievo scrive quei saggi molto importanti relativi alla concezione del mondo dei contadini, in cui il laico democratico, il garibaldino Nievo, dice agli altri liberali, un po' meno avanzati di lui politicamente: lasciate ai contadini i loro preti, perché non sapreste come sostituirli. Questo dice Nievo in certi saggi politici scritti grosso modo mentre scriveva le Confessioni italiane, subito prima di partire per la spedizione di Sicilia, da cui non tornerà. Se anche Nievo fa questo discorso così sdrucciolevole, perché un solo passo e diventa la solita strumentalizzazione della religione per tenere buono il popolo. Manca un niente e si arriva a Giuliano Ferrara, agli atei devoti. È orrendo quello che ho detto, Nievo e Ferrara. Però
la logica del discorso, con tutti i passaggi intermedi che mi ci ha portato. Siamo ora 30 anni in Evo e non sappiamo come sarebbe andato avanti questo tipo di discorso qui, che può anche essere preso in positivo, cioè è vero che il discorso risorgimentale non riesce a diventare, a tradursi in una concezione di vita per milioni e milioni di abitanti della penisola, che sono i contadini, che su 21 milioni di abitanti saranno una ventina, o insomma se non sono 20 sono 19, ed è lì che pescano i preti, e i preti sono contro il risorgimento. Quando dico i preti parlo un linguaggio smargiasso, e in realtà dovrei dire il Vaticano, dico il Vaticano, perché non mi dimentico di Don Tazzoli, Don Grioli, tutto, non mi dimentico, figurarsi, di Fra Pantaleo, o di Padre Gavazzi, o di Don Ugo Bassi, cioè di tutta una serie di preti e frati impiccati e fucilati perché erano patrioti risorgimentali. Vero, però la linea ufficiale della Chiesa la danno i papi e i vescovi, non singoli professori del seminario di Mantova o singoli parroci. E la normalità del parroco era appunto quello che mediava quel tipo di discorso contadino tradizionale legato a un eterno ritorno delle stagioni e delle idee. Così faceva mio padre, così mi faceva mio nonno, il che va bene sia per l'aratro che per la prima comunione, per tutto, dai lavori nei campi alle idee. Questo è il problema irrisolto del nostro risorgimento. Per tutto il tempo che discuteremo insieme, noi ci aggireremo tra questo milione o due milioni che ragionano di Italia, di nazione, di patria, di Stato nazionale. Un milione, due milioni, e gli altri? Gli altri sono pascolo abusivo del Papa, dei Vescovi e dei Parroci. Però stravincono dal punto di vista dei numeri se il Risorgimento fosse stato messo ai voti. Il Regno d'Italia si guarderà bene dal mettere i voti, concedendo il diritto di voto alla gente, sia pure maschile. Per cui uno e mezzo. Il diritto di voto si restringe a un punto e mezzo rispetto all'intera popolazione maschile. Parliamo delle donne, immaginate, Carmina Cannone, che arriverà al punto di 7% con la sinistra storica. D'altra parte, cosa facciamo? Una rivendicazione democraticistica dicendo oi là, non avete concesso il voto all'enorme maggioranza della popolazione? E se l'avessero fatto, per chi avrebbero votato? Ovviamente per il Papa. Per fortuna ci ha pensato il Vaticano a risolvere i problemi della democrazia che non c'era, dicendo né eletti né elettori, facendolo dire a uno dei suoi opinionisti, Don Maldotti, né eletti né elettori. Subito dopo il 61 e altri tre anni dopo il sillabo, dove tutta la civiltà moderna viene squalificata perché non è che un cumulo di errori, liberalismo, democrazia, pubblica istruzione, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, guardiamoci dal vedere soltanto i limiti del liberalismo perché non è democratico. Il contesto è quello. L'antirisorgimento è il primo a non volere che facciano politica contro lo Stato liberale quei contadini tra cui la Chiesa continua a muoversi come il pesce guerrigliero nel mare. Ho detto pesce guerrigliero perché dal 1861 la Chiesa cattolica comincia proprio una guerriglia ideologica dichiaratamente contro lo Stato liberale. Quindi, con tutte le sue aporie e le sue limitazioni strutturali e originarie, teniamocelo ben stretto, lo Stato liberale. E adesso ritorno al principio. Abbiamo sempre questa Italia da definire, l'ho fatto geograficamente, territorialmente, proseguiamo, lingua e cultura, abbiamo detto, sì. Ma Tullio De Mauro con i suoi studi ci spiega che l'italiano non lo parlava nessuno. Quindi se utilizziamo la lingua italiana come elemento di unificazione
dell'essere nazione italiana, beh, facciamo finta di dimenticarci che in realtà si parlava in dialetto e l'italiano lo scrivevano un'esigua minoranza. Sì, però dal 300 l'italiano l'aveva usato Dante, l'aveva usato Boccaccio, l'aveva usato Petrarca e avanti così per secoli. E questo gli altri popoli non ce l'hanno. Quindi è un elemento di autostima dal punto di vista artistico, letterario, concettuale, linguistico, straordinario, che resta per secoli ai bordi della politica e che all'inizio dell'Ottocento entra prepotentemente in gioco invece come fattore di politicizzazione quantomeno di quelle cospicue minoranze che fanno politica. Se siamo stati così bravi, forti in passato, perché non tornare ad esserlo? È il discorso di Ugo Foscolo, naturalmente, delle egregie cose, delle urne, delle tombe, dei forti, dei sepolcri. Notate che i sepolcri escono nell'anno in cui nasce Garibaldi, 1807. Mazzini ha 2 anni a quel punto, ed è il 5. Coincidenze cronologiche che qualche significato ce l'hanno, anche perché il marinaio autodidatta Giuseppe Garibaldi sarà un foscoliano e accanto al suo letto di morte si troveranno libri di Foscolo e il suo poema autobiografico, che per 50 anni resterà inedito e uscirà solo nei paraggi del 1911, del cinquantenario, beh, sono versi sgrammaticati ma sicuramente ispirati da Foscolo. L'ho letto, è molto interessante. Scrive questi versi subito dopo la Spromonte, quindi quando è ovviamente arrabbiatissimo con la monarchia che gli ha sparato. Voglio dire con questo che le egregie cose, le cose fuori dal gregge, le cose non ordinarie a cui un poeta indubbiamente retorico sopra le righe come Ugo Foscolo invita gli altri, beh, riescono a raggiungere e a comunicare con il marinaio Garibaldi. Dunque non è una cosa solo da professori o da avvocati che si coltivino la sera tornando a casa dallo studio. Avvocati, professori, notai, possidenti acculturati, il mondo del liceo classico, certo, questo è il mondo dei moti carbonari e mazziniani. Ma non solo. I lettori dei poeti e dei prosatori. Ma questa platea è abbastanza dilatata. Vi ho fatto l'esempio dell'uomo d'azione per eccellenza, che è appunto Garibaldi, per dirvi che appunto il poeta delle egregie cose, il poeta delle tombe dei grandi e dei forti, riesce a comunicare con lui, con tutti gli effetti di rimbalzo che ne conseguono nel mondo degli uomini d'azione. E d'altra parte qualcuno di voi ricorderà l'inno di Garibaldi. Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti. Non sono i sepolcri. È evidente. Eppure si tratta di un inno popolare, nato mezzo secolo dopo. Non dimentichiamo che il romanticismo c'è per tutti, per qualcuno c'è attingendo alle opere principali. Per altri c'è come clima generale, e quindi come sentimenti, passione, forte presenza dell'io nel bene e nel male, voglia, desiderio di partecipare, di esserci, di avere grandi occasioni per misurarsi nella società e con la storia. Dopodiché, dal punto di vista dei contenuti politici, il romanticismo può soffiare verso sinistra o verso destra, perché l'individualismo appassionato si colora politicamente in maniera diversa nei vari habitat. Si poteva essere classicisti e patrioti, oltre che romantici e patrioti, nel contesto italiano. Ma questo possiamo lasciarlo sullo sfondo in questo momento. Dunque, la lingua italiana
è una risorsa, nel senso che ha dimostrato nei secoli precedenti di che cosa è capace. E questo a prescindere dal fatto che non sia la lingua parlata. Dopo gli studi di un italianista come Carlo Dionisotti, sappiamo bene di non dover mettere nella colonna dei fallimenti i dialetti e la letteratura dialettale. Non vogliamo certo giocarci un poeta come Carlo Porta, o un altro come Gioachino Belli, o un uomo di teatro come Iruzzante. Quindi sappiamo benissimo che la cultura, la letteratura italiana è plurima anche dal punto di vista linguistico. Nei primi decenni dell'Ottocento, quando si giocava politicamente sul tavolo dell'unificazione, si capisce che si fosse portati a valorizzare le potenzialità unificanti della lingua italiana. Solo a voce ferma in altri momenti potrà, tanti anni dopo, appunto, essere valorizzata anche la polifonia linguistica, la capacità espressiva raggiunta non da tutti, ma da alcuni dialetti, fino al punto che ci si può chiedere se siano solo dialetti o anche lingue. Abbiamo posto dunque un pilastro, che è quello di Foscolo e dei Sepolcri, senza dimenticare la famosa prolusione di 2 anni dopo, la prolusione di Pavia: o italiani, io vi esorto alle storie. Così si conclude quel discorso. Due elementi da sottolineare: o italiani. Dunque, per Foscolo, gli italiani esistono, anche se l'Italia politicamente non esiste ancora. E dunque, è questo il terreno di una potenzialità, di una nazione che c'è per una serie di motivazioni quando non c'è ancora lo Stato nazionale. E poi l'esortazione alle storie, in realtà sono tre gli elementi straordinari. C'è anche il poeta Vate, che ha la prerogativa o che si arroga la prerogativa, il mandato sociale di parlare al popolo, di parlare agli italiani. E terzo elemento, appunto, li definisce tali italiani. Un processo in itinere, non un dato di fatto statico, qualche cosa rispetto a cui Foscolo contribuisce a porre in essere una dinamica storica. Gli italiani bisogna farli, ma si faranno a partire dal sentirsi tali. E siccome naturalmente non si cambia come un solo uomo tutti insieme, ci saranno delle avanguardie e altri che verranno in seconda fila ed altri in terza e altri che non ci saranno ancora. Come italianità consapevole nemmeno nel 1861, per cui il processo continua anche dopo per le generazioni a venire. Questo è il primo pilastro. L'altro pilastro è De Sanctis e la sua storia della letteratura italiana, 1870, 71, 72. Bello e significativo e molto corrispondente a ciò che è veramente avvenuto, che la prima storia d'Italia sia una storia della letteratura italiana. Questo ci dice la forza, il prestigio della letteratura come elemento di identificazione. Ma aggiungeteci naturalmente l'arte. Aggiungeteci certi elementi del vivere collettivo come per esempio il vivere molto all'aperto come il nostro clima generalmente consente e quindi il vivere di piazza. Il vivere di piazza in forza di un certo clima mediterraneo comporta delle ricadute di carattere architettonico e urbanistico che fa sì che le nostre città abbiano delle belle piazze e che queste siano riconosciute come elementi identitari sia all'interno della penisola che da chi guarda alla penisola e riconosce la città e le piazze cittadine come elementi di specificità italiana. È l'Italia che ha avuto i comuni, il che significa che è l'Italia che ha da secoli e secoli centinaia di città, dove l'elemento della dimensione, della quantità non è quello decisivo. Una città può anche essere piccola e però non essere un paese ma una città. Non è prima di tutto questione di numero degli abitanti, è questione per lunghi secoli di mura e di porte, di merlatura, di torri e di piazze, appunto, di duomo.
di campanile, tutta una serie di elementi in cui Carlo Cattaneo, sul finire della prima metà dell'Ottocento, riconosce un elemento assolutamente che contraddistingue la storia d'Italia, la città, il primato, la centralità dell'urbanesimo nella storia d'Italia. Risaliamo ai comuni, risaliamo alle signorie. E Cattaneo sottolineava anche un certo tipo di rapporto tra la città e il contado. Il che significa che quando parliamo di 19 milioni giù di lì di contadini, facciamo un discorso ancora molto grezzo, perché non teniamo conto di questa capacità di ogni città, anche piccola, di calamitare il suo proprio contado. E infatti, se andiamo a vedere i momenti alti dell'epica risorgimentale, non è che sempre i contadini non ci siano. Nel 48 ci possono anche essere. E non ne sappiamo forse abbastanza, e ci sarebbe ancora da studiare. Ho presente per esempio i saggi di Maurizio Bertolotti in un'opera da me diretta che si chiama Gli italiani in guerra, conflitti, identità, memorie, che è uscita 2 anni fa dalla UTET. Bertolotti insiste proprio su questo, sul carattere interclassista delle barricate, poniamo, delle 5 giornate di Milano, ma anche sulla forte presenza delle campagne in certe zone. Ma magari se non ci fosse stato un pregiudizio sull'assenza del mondo contadino rispetto alla storia, forse anche altri territori contadini sarebbero stati studiati di più. In fondo, le donne patriottiche c'erano anche quando non c'erano le storiche delle donne che sapessero vederle. Non è che la storiografia abbia già capito tutto, spiegato tutto. Si capisce e si studia quello che via via, storicamente, ci si pone il problema di sapere. Se certi problemi non sono storiograficamente maturi, non c'è una storiografia. Sulle donne e il risorgimento c'è ancora moltissimo da fare. Ogni storia delle donne arriva nel periodo della fungata, diciamo così, con il suo paniere, con le nuove... i nuovi ritrovamenti, ne parlavamo proprio nei giorni scorsi a Venezia con Nadia Filippini, che è una di queste, e mi sgridava perché al termine di, non so, 60 minuti di allocuzione non era ancora arrivata a nominare la signora Graziani, che pure nel 48-49 veneziano aveva chiesto di formare dei battaglioni femminili. Naturalmente gli hanno detto di no, ma noi per generazioni e generazioni non sappiamo nulla della signora Graziani, e che lei se lo fosse sognato. Quindi eravamo schiavi ancora della ovvietà di quel no dei maschi veneziani del 48-49. Però a partire da quel vorrei, ma ancora non posso, 18 anni dopo, nel 66, quando arriva il re, termina la terza guerra indipendenza ed entra a Venezia, le signore che c'erano ancora, o le loro figlie, le signore della Repubblica di San Marco 20 anni prima, reclamano il diritto di voto per le donne. Nuovo no, ma intanto erano arrivate a pensarlo e a chiederlo. Nel 1849 neanche la Repubblica Romana arriva a dare il diritto di voto alle donne. Eppure è il massimo dell'avanzatezza politica, c'è l'Assemblea Nazionale Costituente. Cosa c'è di più? C'è Mazzini, c'è Garibaldi, siamo a Roma, nella scandalosa Repubblica in casa del Papa, neanche in quel caso si arriva a concepire che le donne possano fare qualcosa di più di quello che fa Jesse White, Mario, che cura le ferite dei guerriglieri. La storia procede, e procede con passo diverso, e il passo delle avanguardie naturalmente non è il passo degli eserciti, neanche degli eserciti femminili. E appunto ho ripassato proprio per un incontro veneziano di ieri i nomi delle signore e signorine attive in quella Venezia rivoluzionaria di Manin. Sono le mogli dei patrizi, sono le mogli dei grandi borghesi, sono le mogli dei capi.
È così. D'altronde, una delle vette dell'emancipazione in quegli anni lì non è la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, ricchissima oltre che aristocraticissima. Talvolta le scelte d'avanguardia promanano da chi è avanguardia anche in senso economico-sociale. In fondo, anche le signore che tenevano un salotto e che quindi contribuivano ad acculturare altre signore di passaggio, beh, non è che qualunque donna povera o plebea o piccolo borghese potesse pensare di tenere un salotto. Quindi, tante volte il progresso può anche partire dall'alto, dalla testa. Si sa che dalla testa può anche succedere il contrario. Il pesce puzza dalla testa. Quindi le classi dirigenti hanno anche grandissime responsabilità per questo, perché possono andare avanti, anticipare gli avvenimenti, essere avanguardie progressive o viceversa. Pensate quello che succede nel 1919-22 in Italia. È la classe dirigente liberale che ha lasciato vincere lo squadrismo fascista. Insomma, non ci sono direzioni di marcia certe. Il progresso non viene sempre dal basso, il regresso non viene sempre dall'alto e viceversa. Nel nostro moto patriottico risorgimentale, che è un moto di cospicue minoranze, abbiamo avuto bisogno delle aristocrazie illuminate. Il conte Camillo Benso di Cavour è appunto un conte che, oltre che un aristocratico, sia un imprenditore borghese. Bene, non è certo contraddittorio, non ci sorprende più che tanto, ma avrebbe anche potuto non esserlo. Peraltro, qualche elemento di contraddizione rispetto alla tradizione aristocratica lo notiamo in più di uno di questi nobili piemontesi, perché D'Azeglio, il giovane D'Azeglio, molla la grande famiglia aristocratica produttrice di primi ministri, cardinali, gesuiti, generali, eccetera, da generazioni, e prova a vedere se riesce a campare facendo il pittore. E si sposta a Roma, eccetera. Non era mica una cosa usuale che il figlio di una grande famiglia nobile prendesse su andando a fare lo spiantato. Dopodiché D'Azeglio invece ce la fa. I quadri, chissà, forse anche appoggiato dal nome, frequentano le mostre più importanti, scrive romanzi, romanzi storici, e qui siamo di fronte allora al punto di prima, cioè l'uso del passato a fini politici nel presente. Il grande passato italiano sta nella sua architettura, a partire dagli antichi romani, sta nella sua letteratura, sta anche meno, e fino a un certo punto, cronologicamente parlando, negli atti politici, nella storia. E D'Azeglio, oppure Guerrazzi, per nominare un altro patriota romanziere, pescano nelle vicende di qualche secolo prima, andando in cerca del coraggio, dell'audacia, del valore, della disfida di Barletta, di Ettore che era Mosca, e così via, di Pontida, cioè tutta una serie di fatti storici o mitologici o misti che vengono fatti servire a che cosa? Al tentativo di rilanciare il Made in Italy, il prodotto italiano. Se siamo stati grandi in passato, cosa ci impedisce se non la volontà di ritornare grandi oggi? Questo è quello che predicano i Foscolo, ma anche i Nievo, in tutt'altro registro linguistico, certo non solo prosaico, ma anche volutamente più dimesso. Pensate a Carlo Altoviti è anche politicamente il protagonista della Confessione italiana, è anche lui politicamente meno avanzato dello scrittore. Nievo ha voluto costruirsi un alter ego che coprisse un terreno politico più vasto di quello che poteva coprire la sua camicia rossa. Nievo ci ha rimesso le penne, proprio perché in quanto camicia rossa venivano sospettati di tutte le possibili brutte cose, tra cui corruzione, brogli, cattivo uso di soldi, di sottoscrizioni, eccetera, perché
Per cui, siccome Nievo era il vice cassiere della spedizione, si è attardato in Sicilia a fare e rifare i conti per presentare i registri in modo inappuntabile a qualunque controllo, non è tornato con gli altri, è salito su quella maledetta nave che è andata a fondo e addio. Chi ha già letto l'ultimo romanzo di Eco sa che Eco raccoglie le solite supposizioni dietrologiche dell'oggi riferendole anche allora e dice: l'hanno fatta saltare in aria quella nave, perché i moderati, i monarchici a Torino non si voleva che arrivasse a Torino la prova provata che i garibaldini si erano comportati in modo assolutamente corretto. E quindi qualcuno avrebbe messo una bomba, avrebbe fatto andare a fondo. Ho nominato un altro grande scrittore patriota, e in questo caso Nievo anche un uomo d'azione, non solo uno che scriva versi o romanzi, come sarebbe Manzoni. Non per dare addosso a Manzoni, come si potrebbe farlo per Carducci, forse con maggiori buone ragioni, perché Carducci si limita a cantare il Risorgimento, cronologicamente avrebbe avuto il tempo di partecipare almeno a una parte del Risorgimento. Le circostanze possono essere le più varie. Certo che la completezza è il pensiero e azione, come diceva Mazzini. Questa è la completezza, no? Il modello umano, il prodotto tipico del patriota risorgimentale è uno che si misuri su tutti e due i piani, pensiero e azione. Ma lo stesso Giuseppe Mazzini è stato spesso discusso perché si diceva che era troppo pensiero e troppo poco azione. Quanti? Certo, tra i moderati, ancora di più tra i conservatori, gli hanno dato addosso dicendo: tu sei un rovina famiglie, perché un sacco di ragazzi sono stati corrotti e contaminati dal verbo della Giovine Italia, che fin dal nome guardava i giovani naturalmente, voleva i men che quarantenni, quindi in molte famiglie, a partire dalla sua, si pensava così. Perché la mamma gli voleva bene ed è stata importantissima nella vita dell'esule, a vita praticamente, Giuseppe Mazzini. Ma il padre insisteva che doveva finire gli studi e diventare avvocato, eccetera, cosa che Mazzini non ha mai fatto. Quindi la prima famiglia scassata dalle idee politiche di Mazzini è la famiglia Mazzini. E infinite altre, pensate alla famiglia Bandiera, con i fratelli Bandiera, quelli della spedizione del 44, e il padre ammiraglio austriaco. Eccoci di fronte a diversi concetti della nazione e della nazionalità. Si chiamavano Bandiera il padre e i figli, un cognome evidentemente italiano, però al padre stava bene così, stava bene la nazione dentro uno stato non nazionale, cioè l'impero austro-ungarico, e infiniti altri. L'inquisitore più rigoroso e accanito dei nostri patrioti carbonari e in genere liberali è il Salvotti, il famoso Salvotti. Beh, lo dice il cognome, non è certo un cognome tedesco, è un trentino. Il Trentino fa parte dell'impero asburgico, vabbè, come i patrioti milanesi inquisiti da Salvotti fanno parte dell'impero asburgico anche loro. Quindi vuol dire che gli individui alla fin fine scelgono chi essere, se riattaccarsi o no a un concetto di nazione, e fin qui potevano anche andare anche d'accordo inquisitore e inquisito. Non andavano più d'accordo quando dalla nazione si risaliva o non si risaliva allo Stato nazionale. Questa era una cosa dell'Ottocento. Siccome si era italiani, si doveva volere uno Stato italiano? Per ragioni scolastiche a noi, almeno fino a pochi anni fa, appariva naturale che sì, e semmai le distinzioni cominciavano rispetto a Stato unitario o Stato federale, Stato monarchico o Stato repubblicano, no? Ma scolasticamente a generazioni di italiani è parso pacifico che alla nazionalità italiana conseguisse la statualità italiana. Per cui Salvotti, Zaiotti e tutta una serie di altri che cos'erano? Traditori. La nostra visione più veridica, credo, e conflittuale delle circostanze e dei processi
storici ci fa vedere non dei traditori, ma semplicemente degli italiani che la pensavano diversamente rispetto alla costruzione dello Stato. Però e così siamo arrivati al secondo punto, l'ho appena posto, dicendo una volta diffusa almeno tra le minoranze che facevano politica l'idea che la nazione italiana ci fosse. Il passo successivo era, e allora bisogna fare lo Stato nazionale. Immaginando di avere già compiuto questo passo, ma quale tipo di Stato? Gioberti dice, federiamo le monarchie e mettiamoci il Papa come presidente, e lo dice nel primato. E quando scrive queste cose, alla metà degli anni 40, lui è esule, è un suddito dei Savoia, arriva ad essere anche presidente del Consiglio, è un ecclesiastico, e anche lui gode di questo istituto tipico nella costruzione dell'idea d'Italia che è l'esilio. Cioè, anche lui è stato mazziniano. Tutti sono andati a scuola da Mazzini, dico tutti nel modo di dire, moltissimi sono andati a scuola da Mazzini. Anche chi poi rifluisce su posizioni più moderate, l'ha fatto anche Gioberti, che quindi esule, scrive sto primato. Questa forse è una delle cose più difficili a deglutire per noi, che il Risorgimento ragionasse in termini di primato, Gioberti, missione, Mazzini, terza Roma, un po' tutti. La Roma classica, la Roma dei papi, la Roma moderna, che quindi diventa la capitale italiana perché l'Italia ha una missione. Quale? Su questo la situazione diventava meno chiara, ma quello che era abbastanza diffuso, stiamo sempre parlando del solito milione o due, diffuso all'interno di coloro che facevano politica, era che l'Italia è forse una cosa speciale. D'altra parte è da discutere che noi siamo o non siamo i pronipoti degli antichi romani, però quella di Roma è una grande storia. Ed è vero che le armi romane hanno, dobbiamo riconoscerlo, le armi romane hanno diffuso in giro per l'Europa tante cose che non erano semplicemente una dimensione militare. Così come a suo tempo farà Napoleone. Chiaro che c'è l'espansionismo francese come c'era stato l'espansionismo romano, ma c'è anche la diffusione di elementi di modernità rispetto alle situazioni che via via Napoleone trova e così via. Quindi è dubbio che noi siamo i pronipoti antichi romani, ma l'importante è crederlo, perché è così che funzionano i miti. E finché i miti funzionano, alimentano modi di essere, modi di pensarsi. Allora il grande passato è la risorsa, è il capitale simbolico. Di questo grande passato fa parte anche l'antica Roma. Per secoli, viceversa, gli acquedotti romani, chi si avvicinava a Roma, oppure chi visitava Roma, gli archi di Trionfo, le basiliche, eccetera, beh, erano elementi di depressione invece che di invece che capaci di alimentare l'entusiasmo. Guarda come erano grandi in passato e noi invece. Ecco, quello che succede nei primi decenni dell'Ottocento è questa commutazione della depressione in senso di sé ridiventato positivo. Se il passato è stato grande e il presente è così gramo, rendiamo grande anche il presente. E questo avviene, men che non si dica, letteralmente nell'ambito della vita, di un pezzo di vita, di un terzo di vita di diverse generazioni. E questo avviene in Italia per gli italiani che si dichiarano, che si sentono tali, e avviene in altra maniera per gli europei che guardano tutto questo e si meravigliano. E spesso sono anche compiaciuti e ammirati. Ci riesce difficilissimo da Bergamo poi oggi rientrare in questa situazione e vedere il Risorgimento come una grande cosa, eppure fu vista come una grande cosa, non solo vista e vissuta dagli italiani
che si venivano facendo, ma degli europei acculturati, perché erano quelli che da secoli alimentavano il fatto strutturale della cultura europea, che è il viaggio in Italia. Quanti libri sono nati da questa abitudine di concludere la buona educazione di ogni giovanetto europeo facendo un viaggio per vedere questo paese bellissimo, pieno di cieli azzurri e di cattedrali. Ma era un viaggio di carattere culturale che metteva di fronte a un popolo di morti, a un paese di rovine. Queste erano le due frasi che etichettavano da secoli l'Italia. Popolo di morti, paese di rovine. Allora, questo stesso viaggio in Italia si rovescia in struttura politica del patriottismo che viene pensando e facendo l'Italia. Tutti i moti che noi abbiamo studiato a scuola e moltissimi altri di cui Piero Pieri ci parla nella sua storia militare del Risorgimento, sono altrettanti viaggi in Italia, cioè viaggi per andare a vedere i patrioti che si muovono, e sono soprattutto i più giovani, ma non solo loro, vanno a vedere questa Italia che fin qui hanno visto sugli atlanti geografici o letta nei libri. Vanno a vederla. Il più famoso di tutti è la spedizione di Sicilia, ma è il culmine di un ripetersi di viaggi in cui ciascuno scopre ogni volta qualche altro pezzo della penisola. Di qui naturalmente diari, memorie, carteggi, tutto un pullulio di scritti di cui noi conosciamo la parte emersa, cioè la parte edita, ma gli archivi pubblici e privati sono pieni di lettere in cui il giovane venuto dal nord racconta la sua scoperta di Roma, di Palermo, della Sicilia profonda e così via. Ma la cosa è anche a rovescio, perché Pisacane, che è napoletano, va a scoprire il nord e partecipa al 48 milanese, al 49 romano. Francesco De Santis, un irpino napoletano, è di quelli che si piemontesizzano. Migliaia e migliaia di uomini del sud si piemontesizzano negli anni 50 perché il Regno di Sardegna è l'unico che mantiene lo statuto. Dopo la primavera dei popoli del 48, sconfitta la rivoluzione del 48, nella penisola c'è solo il Piemonte che mantiene lo statuto. Quella è la grande scelta strategica. Il Regno di Sardegna rimane una monarchia, quindi rimane una istituzione rassicurante per il mondo dell'ordine. Però cerca di porsi in una posizione intermedia tra l'ordine dell'Ancien Régime e il disordine dei repubblicani. Repubblica uguale confusione. Dovrei, lessicalmente parlando, usare più forti, parole più forti. Ma immaginatevele voi che cosa voleva dire Repubblica allora. Quello che nel 1917 vorrà dire la parola Russia. Una Russia compagna non si era mai visto. Ecco. La Repubblica era il postribolo, c'erano solo monarchie, più San Marino e gli Stati Uniti d'America, ma quelli erano lontani, e la Francia che va e che viene come monarchia o come Repubblica. Quindi la Repubblica è disgregazione dell'ordine. Il Regno di Sardegna, specialmente quando dispone di Cavour negli anni 50, nel decennio di preparazione diplomatico, può giocare la carta di un disordine controllato, di un ordine monarchico, quello appunto sabaudo, capace di tenere sotto controllo un rinnovamento bene inteso. Anche Manzoni, che è per il Risorgimento, è preoccupatissimo che non debordi e non diventi qualcosa di simile alla Rivoluzione francese, che Manzoni non vorrebbe affatto. Ma ricordatevi che Manzoni nasce illuminista, poi c'è la famosa conversione. Sappiamo quanto siano temibili i convertiti da adulti nei loro eccessi di zelo. Non so cosa pensiate voi, c'è solo la difficoltà della scelta. Uniti da chi e senza chi? Posso andare avanti ancora fino alla mezza, vero? Sì. Sì, ce la fate? Sì. Uniti da chi? Forse posso scivolare rapidamente su uniti da chi, lo sapete, fa parte
del vostro insegnamento, se mi riferisco in modo particolare agli insegnanti, e senza chi, forse questo è un terreno su cui dire qualche parola di più, senza chi si compie l'unificazione del paese. Ho saltato, avete capito, tutta una serie di passaggi perché il tempo non mi consente di trattarli distintamente, ma insomma ormai l'idea nazionale si è diffusa in questa spessa, consistente minoranza, che è quella che fa politica, che è quella che può concepire la trasformazione del suddito nel cittadino. Tenete conto di questo, no? Nel dolerci che gli altri 19 milioni non facciano politica, ci dimentichiamo semplicemente del fatto che il loro stato naturale, per giudizio universale e da sempre, era quello del suddito. I sudditi non fanno politica. Nelle carte giudiziarie di Salvotti e degli altri giudici contro i patrioti, la parola che usano per incolparli è: sono rei di antipolitica. Che vuol dire? Vuol dire che fanno politica. E non si può in una monarchia, la monarchia imperiale meno che meno, è lesa maestà. Alla fin fine sti patrioti, quelli del conciliatore, quei famosi che vengono condannati a morte e poi l'autorità di un sovrano la si vede sia quando condanna a morte, sia quando grazia. Allora, siccome i re sono aristocratici, la condanna a morte in genere non viene affatto eseguita e allora viene commutata nello spirito. Ma se andiamo a vedere cosa avevano fatto, un articolo, avevano dei volantini, cioè di per sé una scemenza, risuccederà nella resistenza antifascista. Si può benissimo essere fucilati o impiccati perché a casa, senza magari che tu sia neppure un partigiano combattente, ti trovano materiale compromettente. Sono le circostanze che rendono più grave un reato che in altri momenti non sarebbe poi così grave. Allora, l'antipolitica è questo: avere preteso di fare politica mentre la politica è appannaggio di quelle pochissime grandi famiglie che attorniano il sovrano. Quale che sia il sovrano in tutte queste monarchie, ma a maggior ragione nell'impero asburgico, a cui il congresso di Vienna ha consegnato l'Italia, perché il congresso di Vienna è la Yalta loro, quindi la penisola è nella sfera di influenza dell'Austria, perché le famose fortezze del quadrilatero, qualunque riferimento all'aeroporto dal Molin è puramente non casuale, la situazione è evidente. Dopodiché, ancora una volta, esistono i fatti e il modo di vivere i fatti. Un fatto può essere vissuto come sopraffattorio e allora diventa una cosa. Se non viene vissuto come uno stato di occupazione permanente, ma come un'espressione di un'alleanza politica, questo è, per la maggior parte dei nostri concittadini oggi, il modo di vivere la presenza delle truppe statunitensi nella penisola. Vennero come liberatori, com'è che ci sono ancora? Fa parte dell'alleanza. Ma è molto diverso dalle fortezze del quadrilatero austriaco? L'Austria si era vista attribuire il regno Lombardo-Veneto. Oltre a ciò, la dinastia degli Asburgo, con rami collaterali, regnava nel Granducato di Toscana, nel Ducato di Modena, tra i Borboni ci sono parentele strettissime. Dunque era assolutamente consentito di vivere la presenza degli austriaci nella penisola come la presenza di un alleato che stava lì, come ci sono le guardie o i poliziotti nei posti di polizia, per sorvegliare i ladri. Noi scolasticamente invece viviamo Mantova, Peschiera, eccetera, come un'espressione di sopraffazione. No, questa è una visione patriottica e risorgimentale. In realtà erano semplicemente lì per garantire l'ordine, esattamente come la polizia. Come la polizia rispetto ai ladri o come la polizia politica rispetto agli avversari politici. Se volete dire queste cose in aula, attenti alle maniere, ditelo con garbo, perché in realtà è un'ovvietà. È un'ovvietà che però non si dice mai e non si può manco pensarla sotto sotto. Senza chi, dunque, schematizzo. Senza i contadini,
senza le donne, senza i cattolici, senza il meridione, con dei punti di domanda crescenti, non sono asserzioni al 100%, sono ipotesi di lavoro rispetto a assenze macroscopiche nel processo di costruzione della nazione e dello Stato. Senza i contadini, senza le donne, senza i cattolici, senza il meridione, e chi resta? Infatti, fin dal principio vi ho detto, saranno 1 milione o 2 rispetto a 21. Quindi non è che io abbia bleffato, mi sono guardato bene dal dire tutto il popolo italiano partecipava alla resistenza antifascista, o tutto il popolo italiano fece il risorgimento. Non è vero niente, non, le cose non sono andate così. D'altra parte, le maggioranze non hanno sempre ragione. Questa lieta novella io vi do. Le cose stanno così. Dunque, senza i contadini, questa è un'asserzione purtroppo senza punto di domanda, non c'è bisogno di usare particolari precauzioni, dovrò usarle per gli altri senza, ma rispetto ai contadini purtroppo. Anche se prima ho detto, distinguiamo, perché in qualche caso, per esempio, Cattaneo e il futuro abate Stoppani, dai campanili e dalle torri di Milano durante le 5 giornate nel marzo del 1848, facevano levare in volo certi palloni e palloncini con biglietti, con informazioni che dovevano raggiungere gli altri centri della pianura padana, e in genere, insomma, la pianura padana, per dire aiuto, venite a aiutare la città. Non c'erano soltanto i nobili già austriacanti nel comune che chiedevano aiuto a Carlo Alberto, al Piemonte monarchico, c'era anche, Cattaneo dirà, non portata avanti in modo sufficientemente deciso e organizzato, una richiesta d'aiuto alla provincia, alle campagne. Però insomma, le 5 giornate sono più famose, ma non è che Brescia scherzi. Le 10 giornate non sono semplicemente un'epigrafe, un'etichetta, sono centinaia di morti. È triste, ma certe volte la portata di un movimento si misura anche così, con una contabilità funebre. Senza le donne, anche questo va diluita, questa asserzione non va fatta al 100%, ne sapevamo meno 20 anni fa, adesso ne sappiamo un po' più, sappiamo che un certo numero di aristocratiche e di borghesi ci sono, e persino in certi momenti sulle barricate ci sono le donne. Le barricate si fanno perché le massaie consentono che il materasso di casa venga buttato giù e serva a fare una barricata. Non sempre il maschio è l'unico patriota di casa. Certi comodini, non solo le cose dalla cantina, dalle soffitte, ma anche cose buone. Nella ebbrezza da rivoluzione in atto si fanno delle cose che non si farebbero nei giorni ordinari. Ricordatevi quando Renzo Tramaglino arriva a Milano ed è il giorno della, si fa per dire, rivoluzione, no? Quello dell'assalto al forno, alle cruci, c'è la carestia, quindi c'è poco pane, eccetera, eccetera. Renzo entra a Milano, deve trovare quel certo convento e chiede a un passante di indicarglielo. E quello gentilissimo si fa in quattro, prendi qua, buon uomo, buon giovine, eccetera. Eppure era vestito con una cappa e non con un farsetto. Elementi di distinzione sociale affidati al vestiario che sono per esempio importantissimi anche nelle novelle di Verga, cappelli e coppole, no? Pensate a Libertà, quella terribile novella di Verga. Beh, Manzoni come al solito interviene nel testo, dice il nostro Renzo non sapeva perché erano così gentili con lui, se arrivava il giorno prima o il giorno dopo non sarebbe venuto, ma quel giorno le cappe si inchinavano ai farsetti. Anche Nievo, nei suoi racconti rural-ruralisti del novelliere campagnolo, si occupa di farsetti. Nievo era di una famiglia aristocratico-borghese, figlio di un giudice e di una signora che viene dal patriziato veneziano,
Quindi certe cose che fa vivere a Carlo Altoviti nel romanzo sono parte della sua storia familiare, è ricco in sostanza. E ci sono diverse case, lui è nato un po' per caso a Padova, ma è un lombardo-veneto-friulano con case in vari luoghi e ha una diretta conoscenza del mondo contadino. Solo che la diretta conoscenza del mondo contadino da parte dei possidenti terrieri di solito non conduce al suo atteggiamento mentale, che è pieno di interesse e persino di apprezzamento. C'è del populismo, c'è del contadinismo, c'è Turgenev, in fondo Nievo ruralista è il nostro Turgenev, c'è del tolstoismo in anticipo. E il giro nelle letterature europee effettivamente era un momento in cui i contadini erano un oggetto di apprezzamento populista. Ma Nievo inventa una serie di personaggi più realistici, che sono suoi coetanei, giovani possidenti o figli di possidenti come lui, che non sono affatto così filo contadini e che hanno dei contadini l'idea dei padroni, cioè i contadini sono quelli che ti portano via, se ci riescono, una buona parte del raccolto o i frutti sull'albero, esattamente le cose che venivano insegnate ai ragazzini nei libri di lettura tipo Giannetto, ho detto Giannetto, non ho detto Giannettino, non è la stessa cosa, c'è mezzo secolo e mezzo, e Collodi, l'autore Giannettino, non è certo il Parravicini, l'autore del Giannetto, che di suo era un censore austriaco, era un insegnante veneziano, lombardo-veneto, censore, come uno che fa il censore dei libri possa vincere un concorso per scrivere il più bel libro di lettura per i ragazzini, è un mistero che fa parte del moderatismo toscano, perché il concorso viene lanciato dai moderati toscani, il giro della Antologia, da Gaveto Viesse, quelli che preparano Bettino Ricasoli, insomma, la consorteria toscana. Vogliono fare un libro di lettura per i ragazzini, anche questo, siamo negli anni 30, prima che l'Italia ci sia, statualmente parlando. E partecipano quindi intellettuali che vengono dai più diversi stati. Quindi vuol dire che c'è una circolazione che passa attraverso i confini statuali, prima che l'Italia vi sia. È tutto un programma che sia un censore a prevalere di cinque che avevano mandato testi. Questo libro in cui appunto i contadini sono sempre trattati in una certa maniera, viene insegnato la deferenza, sopravvive al mondo di prima e circola nelle scuole di tutta la penisola per almeno mezzo secolo. Sono libri atemporali. I libri per i bambini sono però una forma di educazione che passa attraverso i tempi e i confini. Dunque, neanche senza le donne si può dire, qualche donna anche del popolo viene segnalata di qua e di là, i reverendi padri gesuiti quando parlano delle donne presenti nella Repubblica Romana dicono però che sono di Trastevere. Un passo in più e la riga successiva dicono che sono prostitute. E può darsi che qualche volta dicessero il vero. In altri casi le ascrivevano, diciamo, al partito delle prostitute in quanto facevano cose così inaudite dal punto di vista dell'immagine femminile. Un elemento fattuale è questo, che diversi dei nostri patrioti, se hanno voluto sposarsi, hanno dovuto cercarsela all'estero. Anita Garibaldi è una sudamericana. Jessie White, sposa di Alberto Mario, è un inglese. Saffi, il triumviro, anche lui sposa un inglese. È vero che da giovani vanno in esilio, si capisce come sia avvenuto questo. Anche Mazzini pare che fosse circondato non solo dalla mamma, che stava a Genova d'altronde, ma da amiche inglesi, da estimatrici. Non parliamo di Garibaldi, amatissimo da una serie di signore di ogni classe sociale. Ma insomma, il fatto che siano venute da fuori vuol dire che il mercato delle fidanzate e delle mogli, il mercato interno, non era così ricco da offrire delle avanguardie politiche e patriottiche
donne all'altezza. Mi spiace, è andata così. Senza i cattolici. Cattolici. I cattolici. Pio IX. I più fanaticamente ottimisti arrivano ad aggiungere Pio IX come quinto alla sempiterna quaterna che avrebbe fatto l'Italia. Dunque la quaterna sarebbe composta di cinque e in fondo Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele e Pio IX avrebbero sempre voluto la stessa cosa. È questione di accenti, di psiche sostanzialmente, di circostanze, ma l'Italia unita stava nel cuore di tutti. Vero niente, naturalmente, vero niente. E non solo dal punto di vista delle vite dei singoli, per cui Mazzini quando muore a 72 si chiama Mr. Brown, povero, perché se si facesse sapere che è Giuseppe Mazzini lo dovrebbero immediatamente mettere sotto processo. Il mito del Papa liberale, Pio IX, è durato dal 46 fino all'inizio del 48. All'inizio dà l'amnistia, come tutti i nuovi sovrani. Solo che c'è Gioberti 2 o 3 anni prima. C'è il mito del Papa liberale. Allora Mastai sembra realizzare, incarnare, inverare questo mito, che sia possibile fare la rivoluzione tutti d'accordo, e cioè trasformare la costruzione dello Stato nuovo semplicemente in una guerra di liberazione dallo straniero. Poi scolasticamente sarà proprio così il deposito, almeno a livello di scuola elementare. Guerra di liberazione dallo straniero, in realtà abbiamo visto ne ha fatto vero, perché non tutti gli abitanti in Italia volevano l'Italia e tantomeno volevano l'Italia unita e monarchica. Il 1861 è la risultante di un conflitto, in questo conflitto ci stanno, e come, anche il Vaticano, i cardinali, i vescovi eccetera. Il Regno di Sardegna trova nel 1850 il coraggio di fare le leggi Siccardi, dal nome del ministro della giustizia, che significa abolire per esempio il foro ecclesiastico, le prerogative specifiche, che sono quelli che nei promessi sposi, che godono in quegli anni di uno straordinario successo, anche perché non ci sono diritti d'autore, quindi qualunque stampatore può stampare i promessi sposi. E beh, tutto si regge sul fatto che uno può sbudellare qualcuno in duello, basta che faccia un salto e si nasconda in una chiesa, in un convento, basta, è salvo. Manzoni non ci trova niente a ridire. Lo attribuisce al 600, ma in realtà il suo 600 parla all'uomo del 800. In realtà dentro di lui è fortissima l'idea dell'autonomia della chiesa, delle prerogative assolutamente speciali. E però non voglio dire male di Manzoni, perché quando si arriva al parametro dei parametri nel comportamento dei cattolici durante il sorgimento, e cioè il 1870, il moderato Manzoni ci sta. Ci sta che Roma venga tolta al Papa Re e diventi la capitale del Regno d'Italia. Ed era molto difficile starci. Difficilissimo. Non sono molti cattolici liberali. Prima ho nominato l'abate Stoppani. Ecco un altro patriota intemerato. Il bel paese è anche questo, un viaggio in Italia. Stoppani va ogni giovedì a casa di familiari, dove ha una bella cerchia di nipotini e nipotine, e racconta un pezzo dei suoi viaggi da geologo, non da ecclesiastico, da geologo, in Italia. Gli fa vedere l'Italia, con particolari riferimenti geologici, quindi gran vulcani, ma i vulcani piacciono ai bambini, quindi va bene. Ma anche in cerca del petrolio, quindi ci sono anche delle applicazioni molto concrete. Esistono quindi anche i sacerdoti liberali. Rosmini, dici niente. Se andiamo avanti di qualche decennio e quindi ci addentriamo nel Regno d'Italia, troviamo Fogazzaro. Il Vicentino, non solo il Veneto, ma il Vicentino Fogazzaro. Quindi siamo in piena sacrestia d'Italia, Vicenza e Verona. E beh, lui scrive dei romanzi che da piccolo mondo antico a Il Santo e Leila, passando per piccolo mondo moderno, questa quadrilogia qui è la storia della difficoltà dei cattolici di essere contemporaneamente dei fedeli e dei cittadini.
Personalmente l'aveva abbastanza risolto perché alla metà degli anni 90 accetta di diventare senatore. Non è che tutti i cattolici alla metà degli anni 90 fossero disponibili a questo gesto di collaborazione con lo Stato, perché ufficialmente i non expedit e i né eletti né elettori c'erano ancora. Quindi agivano da collaborazionisti quelli che facevano come Fogazzaro. Ebbene, nonostante questo, a un certo punto non ce la fa a reggere ai ricatti ideologici della sua parte ecclesiastica. A un certo punto scrive il Santo, siamo nei primi anni del Novecento, e lo mettono all'indice. E lui accetta. Sbagliare con la Chiesa. Quindi anche se ci spingiamo fino agli estremi limiti del mondo ecclesiastico a intellettuali così tormentati e problematici come Fogazzaro, oggi non lo si legge più, ma loro lo leggevano tutte le signore e signorine. Io ho in casa, per eredità di famiglia, edizioni che sono trentesima, quarantesima, cinquantesima edizione di ciascuno di questi romanzi. Proprio per questo diventavano temibili, perché parlavano alle donne. Riservato dominio della Chiesa Cattolica tra 8 e 900. Non più così riservato se un Fogazzaro, che è sicuramente un cattolico, scrive, pensa e osa scrivere e pubblicare questi romanzi. Quando però lo metto all'indice, cosa fa? E fa una cosa terribile agli occhi di un laico, ma non così terribile agli occhi di un cattolico che voglia restare tale. Cede, ubbidisce. E ci perde il premio Nobel. Come è venuto fuori da recentissimi studi di Enrico Tiozzo, pubblicati su Belfagor, aveva già vinto il Nobel. Mancava la pubblicizzazione. Lui si comporta così, quei parrucconi del nord sono sì parrucconi, ma sono uomini del nord e non possono accettare questa genuflessioncella d'uso. Allora in fretta e furia, siccome toccava l'Italia, nei premi è così, c'è una geografia che toccava l'Italia quell'anno lì. Chi si può dare? Carducci. Pensate che bellezza. L'autore dell'Inno a Satana si prende così il premio Nobel. Non che l'Inno a Satana piacesse affatto a quei probi protestanti. Neanche quello piaceva, e neanche i sonetti del Saira non apparivano molto rassicuranti. Però gli uffici stampa monarchici attribuivano ormai alla monarchia Carducci, piaceva tanto alla regina Margherita e così via. Insomma, appariva potabile. E così, paradossalmente, da Fogazzaro si è passato a Carducci. Manca mezz'ora, potrei smetterla, vediamo se vi dico le conclusioni. Questi limiti della mancanza, vabbè, non, allora, fatemi una domanda sul meridione perché non riesco a svegliare. Fatemi una domanda sul meridione, tanto se non si parla dei briganti oggi non si può. Questi limiti sono limiti storici effettivi, questi che vi ho detto, senza questo, senza quello, senza queste quattro cose, è evidente che sono consistentissimi limiti nella struttura genetica dello Stato italiano. Rimane una cosa straordinaria che con tutti questi limiti, e in non molti quanti erano, siano riusciti in così poco tempo a costruire questo, e io non ho voluto minimamente ridurre, anzi ho voluto incentivare il vostro riconoscimento della grandezza del risultato storico raggiunto. Però se oggi vogliamo usare bene il 150enario, non possiamo andare a suonare la gran cassa e a dire che tutto sia andato bene. Oltretutto il dibattito, il discorso pubblico attuale non ce lo consentirebbero. È bene quindi essere metodologicamente attrezzati per poter affrontare qualunque discussione seriamente, in maniera il più possibile documentata. Quindi questi limiti sono limiti effettivi, però sono contemporaneamente anche una ideologia anti-italiana. E questi sono i due poli di questa critica. Allora, mentre io sono pronto ad accettare questi limiti come avvenimenti storici reali, non partecipo invece dell'ideologia anti-italiana, non solo quando è leghista, clericale o neoborbonica, ma neanche quando è gillista e azionista, che ahimè, purtroppo, la
c'è una linea diffusa che sostanzialmente è quella di Piero Gobetti, dei giellisti, degli azionisti, il pensar male di noi stessi. Questo è uno sport nazionale assolutamente tipico, che non viene solo da destra, viene anche da sinistra. Adesso, per esempio, anche facevo prima riferimento a ciò che resta della stampa di sinistra, ecco, l'orrore di poter essere presi per retorici nel parlare del risorgimento dell'unità è tale che si contribuisce a smontare tutto, anche perché, e così chiudo, effettivamente anche il Manifesto oggi, per nominare uno di questi giornali, diciamo pure quello che mi è più caro, in cui a lungo mi sono immedesimato, sta tra Scarica l'asino e Il Mondo. In questo modo però, dove va a finire lo Stato? La crisi di quel giornale deriva anche da questo, che i tre grandi vecchi o non ci sono più o non comandano più, se no non gli avrebbero permesso di perdere per strada lo Stato e neanche lo Stato italiano. Mi fermo qui. Allora, accogliamo ovviamente l'invito a fare molte domande. Chi fa quella sul Meridione immediatamente? E credo che di spunti ne sono stati veramente offerti molti. Le vostre domande potrebbero aiutare a completare qualche passaggio che per limiti di tempo... Il microfono è qua e... Il tempo per lasciar depositare un attimo, però usiamo questi pochi minuti. Prego. Ecco, il professore ha chiesto domanda sul Meridione, benissimo. Qualche giorno fa alla televisione italiana, nel canale storico, c'è stata praticamente hanno trasmesso integralmente una prolusione che il presidente della commissione per le celebrazioni del 150esimo, l'onorevole professor Giuliano Amato, ha tenuto, mi sembra, all'Accademia dei Lincei. In questa sua prolusione Amato ha criticato la posizione di chi diceva che il Mezzogiorno non ha partecipato al Risorgimento e citava i moti napoletani nel 1821, citava i moti siciliani nel 1848, addirittura con la costituzione di una, non era uno Stato, ma insomma di una realtà antinapoletana e risorgimentale con la resistenza a Ferdinando e quant'altro, e citava anche la presenza di uomini che nel Meridione si erano mossi per l'idea dell'unità d'Italia, dagli Spaventa a De Santis, che è stato ricordato prima, a tanti altri, a noi diremmo anche Francesco Crispi, tra gli altri, e quant'altro. E diceva no, non è così, il Sud ha dato un suo contributo, è stato un contributo importante. Ecco, lei condivide o non condivide questa opinione? Preferirei raccogliere gli altri interventi e poi rispondere una volta sola. Ecco una signora. Vorrei che spiegasse quell'espressione che ha usato più volte, stiamo fra Scarica l'asino e Il Mondo. Non so se è un modo di dire, ma non riesco a capire se vuol dire praticamente fra le piccinerie e il mondo intero. Volevo capire il senso.
Visto che ha citato le donne, le volevo chiedere, che ha parlato anche di Mievo, un suo parere su Noi credevamo, il romanzo di Anna Banti, che è stato scritto poco dopo il centenario dell'Unità, che è stato celebrato in modo molto diverso dal centocinquantenario, e magari un accenno anche al film. Se non c'è nessun altro, rispondo a questo. Il Sud e la presenza del Sud nel Risorgimento. In proporzione non così consistente e diffusa come la partecipazione dell'Italia del Nord e del Centro. Ma questa è una situazione che vediamo ripetersi più e più volte, prima e dopo. Succederà anche per il Partito Socialista, per il Partito Popolare, per il fascismo. Tra Seconda Guerra e Secondo Dopoguerra fa parte della questione meridionale, effetto e causa della questione meridionale, queste dinamiche sociali e politiche meno diffuse, meno radicate o non così tempestive. È una risposta fondata, ma che lascia non del tutto soddisfatti, quella di dire però gli spaventa, però De Santis, però Crispi, però tutta una serie di uomini politici. Il Meridione non ha mai fatto mancare ceto politico alla storia d'Italia. Negli ultimi mesi sembra che siano tutti siciliani, per esempio, e siciliane, ma la Sicilia comunque. La Sicilia non è l'Italia meridionale, la Sicilia è una grande regione produttrice di tantissime cose. Prima accennavamo alla letteratura, mezza letteratura italiana è siciliana. Purtroppo perché portatrice di amaritudine e disincanto, da Verga a Pirandello, a Tomasi Lampedusa, a non tutto Sciascia. Per fortuna c'è Conversazione Sicilia di Vitorini, perché se no, con la storia che loro sanno tutto fin dagli arabi e non possono sperare più nulla, insomma, d'altra parte, l'egemonia è una cosa seria e ce l'ha chi riesce ad averla. Se questa è stata tra 8 e 900 la letteratura egemonica, non è mica colpa dei siciliani, è colpa dei non siciliani, evidentemente, che non hanno saputo esprimere in positivo. Beh, hanno saputo esprimere Confessione di un italiano, niente meno, dici poco, sì, che però l'editore per pubblicarlo ribattezza Confessione di un ottuagenario quando esce per la prima volta nel 67, postumo, perché lui è morto 6 anni prima. Non lo vogliono neanche con il titolo, tanto sono stufi di politica, di patriottismo, di conflitto sociale, e tanto guardano con preoccupazione la camicia rossa di Mievo. Confessione del quasenario, dopodiché non se lo fila nessuno per 50 anni. Tanquam non esset. Ogni volta che ci penso divento folle di ira per il successo straordinario dei Promessi Sposi rispetto alla professione italiana, ma non sempre le cose giuste avvengono. Se andiamo sempre a questo, cioè ciò che sarebbe logico, è talmente ovvio che è meglio la Pisana di Lucia. Lo so, signore? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ma era così tanto meglio da essere totalmente fuori tempo. Andava bene per la Cristina Tiburzio Belgioioso, certo. Le libertà di Cristina. Si sposa, immediatamente si separano, dopodiché
ciascuno fa gli affari suoi, sia lui che lei. Vabbè, ma questa non era la normalità dei matrimoni ottocenteschi, e neanche dopo. Le grandi libertà di Cristina Tribulti sono appunto nel fatto che è ricchissima e nel fatto che è sposata, sì, ma senza marito. Dunque fa quello che vuole. Allora questa è una specie di Pisana, vera invece che letteraria. Pisana, quella letteraria, che è come se fosse vera naturalmente, è troppo avanti. Oltretutto è anche difficile proporla come un dover essere, è più naturale proporre casomai Lucia come un dover essere. È chiaro che si tratta di due dover essere che promanano da diverse concezioni della donna e dei rapporti non solo tra i generi ma anche tra le classi. Però è molto significativo, insomma, che I Promessi Sposi abbiano avuto decine e decine di edizioni, pirata o non pirata, questo interessa solo il portafoglio di Alessandro Manzoni, decine e decine di edizioni sul filo di pochi anni e neanche una ristampa per 50 anni delle Confessioni italiane. Una tesi laurea qualche anno fa abbiamo fatto il conto recensione, 5 o 6, tutti amici suoi. E cosa c'entra questo con la qualità letteraria? Nulla. È tutta ideologia, è tutta forza ideologica, è tutta egemonia. Stiamo parlando di storia politica. E dobbiamo prendere atto, i rapporti sono questi. Allora il Sud non aveva conosciuto il comune, insomma, diciamocelo, no? Perché si può parlare ore e ore di risorgimento e ci sono intere regioni di cui non diciamo mai nulla. Le Puglie esistono, non posso negarlo, ma quando è che parliamo delle Puglie, se parliamo del risorgimento? Mi spiace se ci sono dei pugliesi, ma insomma, naturalmente la storia locale potrebbe oppormi una serie di specificità locali, ma in un quadro generale come questo noi parliamo sostanzialmente di Napoli e della Sicilia, così, non molto di più. Potremmo aggiungerci il Cilento, il film di Martone parla proprio dei moti del Cilento, parte di là. Bellissimo, io sono di quelli che lo considero un bellissimo film e chi non l'ha ancora visto lo insegua e farà bene a vederlo. Tutto da discutere nella sua problematizzazione della storia intellettuale, politica, anche morale del Risorgimento. La sua visione di Mazzini non è fatta per compiacere i mazziniani, è una cosa più complessa, ma insomma credo che sia un grande film, molto meditato. Ma non possiamo allontanarci dalla prima domanda, che è la più ampia, senza parlare del brigantaggio, naturalmente, dei briganti. Non so se abbiate qualche conoscente neoborbonico, oppure vi capiti in treno o al bar di orecchiare, oppure alla TV, alla radio, di orecchiare qualche conversazione sotto sotto neoborbonica. Però capita, capita. Non è mai un discorso organico. Probabilmente nessuno di questi chiacchieroni ha in mente proprio la restaurazione dei Borboni. Direi che abbiamo buone probabilità anche rispetto alla restaurazione dei Savoia, che sono loro a giocarsi ogni possibilità, forse più temibili gli Aosta, proprio perché un po' più defilati, ma insomma non vedo grandi, temerei di più qualche dinastia nuova e impiantata eventualmente dall'oggi che non le vecchie dinastie. Ma insomma capita a livello di chiacchiericcio e non di discorso organico, argomentato e dispiegato di sotto sotto veder tratteggiare i briganti come dei partigiani, come dei ribelli sociali o dei patrioti meridionali o addirittura dei guerrieri della Santa Fede. Ora, nel 1861, 62, 63, nei primi anni 60, è vero che il brigantaggio endemico, diffuso un po' dappertutto nelle campagne povere, specialmente nelle cattive annate, dopo le carestie, ma ancora più diffuso nell'Italia meridionale, è vero che assumono coloriture politiche che il brigantaggio endemico non aveva avuto. Quindi, è vero che non si tratta solo di brigantaggio nel senso di delinquenza comune. Niente da eccepire sul fatto che anche il brigantaggio come delinquenza comune
che c'era da secoli nelle campagne povere e non solo al sud, potesse avere origine dalla fame, dalla miseria. Niente recepire sul fatto che i giovanotti più gagliardi, che avevano bisogno di mangiare di più, si imboschino e per sopravvivere assaltino una diligenza o una fattoria. All'origine del diventare brigante di questo o di quello ci può essere questo. Torno ancora a Renzo Travaglino. Vi ricordate che a un certo punto Renzo ha uno scatto legittimo e dice: io faccio fuori Don Rodrigo. Se non c'era Manzoni a tirarlo per il farsetto, forse l'avrebbe fatto davvero. E Renzo sapeva già cosa avrebbe dovuto fare. Lo faccio e poi cosa succede di me? Divento soldato oppure divento bravo? E così il romanzo finiva dove era cominciato, diventava lui stesso un bravo. Dietro ogni bravo, andando, se avessimo voglia di fare la biografia dei bravi o dei briganti, ma dietro all'origine può succedere come nelle favole, hanno subito un sopruso. Vi ricordate quando leggevamo Salgari o Salgari, com'era bello sapere che all'origine Sandokan aveva subito un sopruso, o anche il corsaro nero, per cui era tutta guerra difensiva, era tutto giusto in fondo quello che faceva, no? Prima ancora delle visioni anticolonialiste, mi ricordo benissimo che io ero tutto contento se i miei eroi avevano anche ragione, non solo erano valorosi e audaci, ma avevano anche ragione. Vabbè, questo si può fare, cioè ci può essere la favola del passator cortese. Pascoli ci racconta la favola, e siamo in Romagna, non siamo nei meridioni. Però poi, per il prossimo libro, ci ho fatto un capitolo sull'Artusi. Avete presente? L'Artusi era di Forlimpopoli, romagnolo, rimarrà sempre attaccato alla cucina romagnola. Va a stare a Firenze e dice: va, cucina toscana, robetta, pancotto, robe così, mentre cappelletti. Ma la famiglia dell'Artusi si sposta dalla Romagna alla Toscana perché a un certo punto il passatore gli invade una notte la casa, fa prigioniera una delle donne di casa, eccetera, eccetera. Però non era così cortese, neanche nella Romagna. Andiamo ancora più a nord, andiamo negli idillici Colli Euganei. Appena tornano gli austriaci, termine del ciclo rivoluzionario 48-49, impiantano il giudizio statario, cioè processi di Stato, a Este, la piccola capitale dei Colli Euganei. Le mettono sotto processo un migliaio e, se ben ricordo la cifra, ci sono 500 fucilazioni di briganti. Immaginate, avete un'idea di come sono i colli? Un migliaio di briganti sui colli, ma dove si nascondevano? Allora, è questione di che cosa allora si addita con questa parola di brigante. Molti briganti erano probabilmente briganti part-time, no? Cioè, a un certo punto non c'era più da vivere e così rubacchiavano. Il brigantaggio descritto appunto nel Veneto rurale povero è questo: si presentano sul far della notte a una fattoria e chiedono, quando hanno molta fame e raccolta molto male, un sacco di polenta. Fattore, uomo di mondo, il proprietario è un uomo di mondo, glielo dà. Non è un uomo di mondo, non glielo dà. Quello diventa un brigante. Cioè glielo prende a forza. Ed ecco diventato brigante. Se siamo però nel 1861, 62, 63, lì c'è un re spodestato e un papa re mezzo spodestato, che hanno i soldi per cercare di ritornare in possesso dei loro territori. E allora ecco che la delinquenza comune si politicizza. Arrivano soldi perché non sono soltanto i briganti del brigantaggio secolare, ci sono anche i neobriganti da esercito borbonico disgregato che non vede più arrivare da mangiare ogni giorno. Perché si è disgregato non solo l'esercito borbonico, ma addirittura il reame delle due Sicilie. Allora, tutta questa gente come campa? Fuori legge. Un nome per definire i fuori legge è chiamarli briganti, ma i due sovrani spodestati, che sono legittimi, si sentono tali e sono legittimisti, cercano di riprendere possesso e allora hanno questa specie di manovalanza militare a disposizione e se la comprano.
da tutta Europa arriva la gioventù cattolica più appassionata e ideologizzata, che arriva convinta di doverlo fare per Dio, per Cristo, per Santa Madre Chiesa, rimettere sul trono e anche il suo alleato Francesco II. E allora ci sono queste stranissime alleanze tra tagliagola professionali e principini, duchini, contini. Che succede a questo punto? Che l'esercito appena nato del Regno d'Italia va, non mi ricordo se un terzo, ma comunque in cospicue proporzioni, a reprimere questo brigantaggio. Come al solito è una guerra anche di parole. Di solito mettiamo briganti tra virgolette, lo mettiamo in corsivo. Insomma, è un fenomeno ibrido e complesso che non può essere liquidato con una sola motivazione. Parte immediatamente un'inchiesta parlamentare. No? Le inchieste parlamentari si fanno per avvalorare una scelta politica che probabilmente è già avvenuta e che è quella della legge Pica in quel momento, e cioè le armi improprie sono l'avere delle armi improprie rende passibili di fucilazione sul posto. Allora, se una pattuglia di militari italiani, sono più piemontesi, sono italiani, incontra i contadini che tornano fischiettando fiorin fiorello dalle campagne, ma hanno i picconi o le zappe. Si può ammazzare quei picconi con le zappe o no? Certo che sì. Allora sta alla arguzia del caporale che comanda la pattuglia se quelle sono armi improprie oppure no. Se vuole interpretare al 120% la legge Pica, lui è coperto alla legge Pica, così come a suo tempo i nazisti sono coperti. Qualunque cosa facciano, perché si tratta di garantire così, la zona. Allora, questo è terribile perché è un attesamento da territorio coloniale e non c'è ragione di coprirlo. Le cose sono andate davvero in modo sanguinoso. Reciprocamente si ammazzavano sul porto. Questo si vede anche nei film di Martone, sono delle scene assolutamente terribili. Qualche volta esponevano la testa mozzata del nemico sulle mura di un centro urbano, perché era la spettacolarizzazione della morte, veniva da lontano e per far sapere naturalmente che quel dato capo brigante non c'era più, era sicuramente morto. È un micro piazzare Loreto, far sapere che il nemico non c'è più. Dovevamo risolvere la questione meridionale in 5 minuti. Quindi, concesso tutto quello che c'è da concedere, come faceva Cadorna sul piano del terreno, poi però si arriva con la quarta armata. Quindi, i briganti non sono partigiani e non c'è nessun arrivano i nostri. I nostri sono i militari italiani che però si comportano male. Ecco, però i nostri sono loro, almeno io la penso così. Scarica l'asino è il mondo, ma è un modo di dire, scarica l'asino è un paesucolo di cui si serve il romanziere di consumo Mario Mariani, molto letto negli anni della prima guerra mondiale, del primo dopoguerra. Lui era andato a fare l'inviato al fronte per Il Secolo, che era il quotidiano, era la Repubblica di Milano, fate conto, rispetto al Corriere che era il Corriere. E allora lui dice: i nostri soldati semplici, socialisti, sono per l'internazionale, il mondo, la fraternità tra i proletari di qualunque paese. I contadini non acculturati, non borghesizzati, hanno sempre vissuto nel loro villaggio, chiamiamolo scarica l'asino così, in maniera beffarda, ma c'è davvero credo questo paese, o c'era, l'avevano ribattezzato. Come Melma è diventato Silea, o tanti altri ribattezzi di questo tipo. Ecco, questo allora. Tradotto in termini non prima guerra mondiale e dopoguerra, ma attuali, cosa intendevo dire? Intendo dire che c'è un comunitarismo tradizionalmente di destra, ma ormai da qualche tempo c'è anche un comunitarismo di sinistra, cioè la fine dei partiti di massa, ha suggerito ad alcuni studiosi o politici o
cittadini pubblicizzati di sinistra, già di nuova sinistra, ho fatto il nome di Marco Revelli, per cui ho la massima stima, anche se non sono d'accordo con lui, quello che con internet ormai ci si può chiudere in un borgo ed essere lo stesso in ogni luogo del mondo. Quindi in una microcomunità, ecco, ricostruendo un microcosmo che non è più il villaggio contadino del tempo dei briganti, perché quel villaggio contadino, il villaggio dei secoli scorsi, era assolutamente scisso e separato dalla storia grande. Era una microstoria tutta autoctona e niente affatto bastante a se stessa, ma loro pensavano che bastasse a se stessa. E l'unico che aveva studiato il parroco, per cui faceva il bello e il cattivo tempo rispetto ai contadini. Mentre invece nella microcomunità moderna attuale si può ritornare a vivere a misura umana insalate biologiche, uova di polli ruspanti, cioè, poi c'è internet che ti mette in comunicazione con tutto. Dall'altro c'è invece la mondializzazione. Quello che ne soffre è quello che sta in mezzo, cioè lo Stato, il povero Stato nazionale, destinato a finire, può darsi, se riuscissimo davvero a costruire l'Europa. La mia idea, di fronte a, per esempio, all'ideologia dell'Europa di regioni, di fronte alle questioni tipo Euregio, di fronte ai piccoli popoli alpini di cui si sente parlare, è questa. Anche i leghisti dal volto umano parlano in questi termini, in fondo, parlano in termini di regione, no? Io dico, ma la nostra regione è l'Italia. Cerchiamo di costruire il nuovo paese, la nuova nazione che è l'Europa, però sapendo che la nostra regione è l'Italia. Io non ho nessuna voglia di rinunciare alla Sardegna, voglio con me la Calabria, la Puglia. E non capisco perché, casomai io non vedo tutto questo afflato europeista, non lo vedo proprio più, e non vedo neanche più tanta distruzione degli stati nazionali, perché poi quando si viene al dunque dell'economia o di certe scelte di politica militare o estera, gli stati nazionali vedo che hanno ancora la forza di fare oggi. Tra 100 anni non lo so, ma insomma non vedo perché. Ormai sono anni che ci predicano lo Stato nazionale finito. Sarà finito forse in prospettiva, ma per ora non è affatto finito. Allora io proporrei di tenerci cara la nostra regione italiana e di provare a costruire l'Europa.